Le novità di questa delibera riguardano da un lato i requisiti minimi tecnici, cioè l'implementazione e il recepimento delle direttive europee, e dall'altra parte il sistema incentivante il bonus energia. Quello che abbiamo fatto con questa modifica della delibera della provinciale 362 del 2013 è semplificare certi criteri tecnici per far sì che il committente riesca a costruire, a risanare anche energeticamente la sua casa. L'obiettivo era proprio quello di semplificare alcuni processi, di rendere meno critici alcuni valori limite che abbiamo anche rivisto, per esempio nell'ambito dell'efficienza complessiva, e dall'altra parte abbiamo anche rinviato l'innalzamento dello standard minimo B alla classe A di 2 anni, partirà dunque nel 2017. Oltre a queste semplificazioni di carattere normativo tecnico, è stato messo mano anche al bonus energia, è stato aumentato del 5% rispetto al regolamento vecchio il bonus energia per chi costruisce oltre a quelli che sono gli standard minimi, e dall'altra parte in futuro sarà anche possibile accedere al bonus cobatura nel risanamento se faccio una certificazione casa climare, mentre sappiamo in passato questo era solo possibile se raggiungo almeno una classe energetica casa clima C.